Buffoni! Buffoni! L'attesa di circa 2 ore davanti alla Corte di Appello di Ancona si consuma anche con fischi di rabbia di chi da mesi vive senza lavorare, con la cassa integrazione bloccata per il procedimento legale. Quello partito con il reclamo di un pool di banche creditrici nei confronti della ex Antonio Merloni di Fabriano, caduta in fallimento, tenuta in piedi con l'amministrazione straordinaria e rilevata con la riassunzione di 700 lavoratori, la metà di quelli iniziali, da parte della JMP dell'imprenditore di Cerretodesi Porcarelli. In 300 hanno raggiunto Ancona con oltre 40 auto e 2 pullman dall'Umbria. Pagare le bollette e prendi 150 euro di paga, cioè è difficile. Siamo tutti in attesa perché peraltro è da gennaio che non percepiamo cassa integrazione. Le banche sostengono di essere state danneggiate dalla cessione, una sorta di svendita, 10 milioni di euro contro i 54 del valore effettivo delle fabbriche dell'elettrodomestico. Di fatto la vendita era stata annullata con una sentenza del Tribunale e dopo vari rinvii ecco la seconda udienza in Corte di Appello. La decisione potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. La Corte d'Appello ha anche degli elementi che esistevano già quando la questione è stata affrontata dal Tribunale per dare ragione all'amministrazione straordinaria e per respingere il ricorso delle banche. In questo modo le banche hanno contribuito a causare un deserto economico e sociale in un territorio già colpito. Di questo io credo le banche, almeno da un punto di vista morale, dovrebbero rispondere. Siamo ottimisti di poter riportare alla normalità quello che era la conduzione dell'amministrazione straordinaria. La vicenda dell'Antonio Merloni sembra non aver mai fine. Speriamo che questa volta sia la volta buona per gli interessi sia dei lavoratori che di un territorio che sta andando allo sfascio industriale.